Allora, buonasera, ci troviamo ad Ariccia con Teddy Reno per una bellissima occasione. Dopo anni di assenza ritorna. 21 anni. Dopo 21 anni di assenza ritorna il Festival degli Sconosciuti. Questa è un'edizione particolare della Festa degli Sconosciuti e della Festa di Gian Burrasca. Poi se ritornerà stabilmente, questo non lo posso ancora sapere. E comunque sia è un ritorno dopo la prima edizione, che fu 50 anni fa. Dunque, la prima edizione, il ritorno per me è un po', diciamo così, romantico, perché nello stesso posto, con la stessa, come posso dire, stessa location, come lo si stesso dire? Ambiente e con lo stesso palcoscenico, vinse la prima edizione del 1962 della Festa dei Sconosciuti una ragazzina che veniva da Torino, figlia di un operaio della Fiat. E vorrei dire che quella sera nel parterre davanti, nelle prime file, c'era il fior fiore della musica, del cinema e del teatro italiano. Faccio dei nomi: Totò, Gina Lollobrigida, il maestro Bruno Canfora, Anita Ekberg, Kim Novak, la famosa attrice. Come no? Di Hollywood, poi altri nomi, Manfredi, i comici più importanti dell'epoca, e stravinse sull'otto insieme una ragazzina che era venuta dimessamente vestita perché non aveva i soldi nemmeno per venire a Roma, insomma gliel'hanno prestati, e poi aveva due calzettini, una gonna, una maglietta. Invece, nel momento che salì sul palcoscenico, sembrò trasformarsi in una diva di Hollywood. E allora, c'era anche Sordi. E allora a un certo punto Sordi disse: oh, ma che è un fenomeno questo, ma che... E ha cominciato a vedere tutti quanti ad applaudirla, Rita Pavone. E quale canzone lo ricordiamo? Aveva cantato una canzone di Polanka, famosa. Di Polanka, ho capito. E oggi questa... Poi, naturalmente... Lei ha sorpreso tutti perché si muoveva anche in un modo particolare. Certo. Insomma, ha sorpreso tutti quanti, ha stravinto. Stravinse e poi diventò uno dei cantanti più importanti del periodo, perché lo è rimasto per tantissimo tempo, insomma, sulla cresta dell'onda. Non solo in Italia. Certo. Perché era prima nelle classifiche degli Stati Uniti, quindi proprio non per gli italiani d'America. Fece 6 volte l'Ed Sullivan Show, più grande show americano di tutti i tempi, in Germania. Dove andavano i Divi Rock, dove andavano i Cream, dove andavano Elvis Presley, come no. E quindi quello che ha fatto Rita nel mondo non l'ha più fatto nessuno come italiano, no. E quindi io sono tornato qui, con la speranza di trovare qualcuno valido, ma soprattutto per rivedere il posto e stare vicino alle Arecini che mi hanno sempre voluto bene, soltanto che purtroppo, come sentite, ho un abbassamento di voce. Ah. Quindi temo che domani dovrò esibirmi registrato, perché la voce in questi tempi che c'è stato, sì, questo caldo e freddo, ha fatto un abbassamento di voce. Peccato, vabbè, comunque l'importante è averci, insomma, qua Teddy Reno, che può stare con noi e riproporre questa bella cosa. Speriamo che magari proprio con questa edizione possa uscire fuori un nuovo importante, una nuova importante cantante, insomma. Me lo auguro. E comunque quello che è già uscito è che ho capito che gli Aricini mi hanno sempre voluto bene e continuano a volermelo. Questo è vero, gli Aricini le vogliono bene, la stimano. Qualche giorno fa ho rivisto un bel video di quando lei si presentava per le elezioni ad Ariccia. Nel sito dell'Istituto Luce. Ricordatevi di ricordo. E ci ricordiamo. La ringrazio moltissimo. Grazie. Arrivederci. Tutti quanti.